Buongiorno, buongiorno a tutti dalla nostra bellissima Katowice. Oggi che è primo maggio, festa dei lavoratori ed anche il primo giorno della bassa stagione. Oggi inizia ufficialmente la bassa stagione, stagione delle piogge, conosciuta come stagione delle piogge. Il tempo è finora stato bellissimo. Aprile ha fatto un mese incredibile, sole, caldo, tanto tanto caldo. E stando agli esperti dovrebbe continuare almeno fino alla prima settimana di maggio, quindi fino alla prima settimana di maggio il tempo buono ancora. Dopo inizierà a piovere, dicono, e pioverà tanto più del normale, quindi hanno paura di allagamenti, alluvioni, robe del genere, quindi bisogna stare attenti, andare a prendere i sacchi con la sabbia dentro. Per prevenire, perché noi abitiamo in una zona a livello del mare praticamente, e quando piove la nostra via diventa un fiume. Allora, maggio, mese del cambiamento, dicevamo, cambia clima, cambia tutto, gli amici se ne vanno, Eddie, mio amico del casermare, se n'è andato con la moglie, la Lorella, adesso anche quelli che stanno qua tanto tempo tornano in Italia, perché la bassa stagione qua è abbastanza pesante, quindi rimarremo ancora in pochi. A questo proposito volevo dirvi che per andare a Bangkok ho visto le tariffe aeree di questo mese, con le low cost naturalmente, si girano tutti sui 1000 baht, 1100 baht l'AirAsia, 1140 la Nokair, 1098 la Thai Lion, quindi solo andata, eh? Quindi i prezzi sono abbordabilissimi per spostarsi. Per quanto riguarda invece il fronte interno, non so se avete letto l'articolo che ho pubblicato su Google in diretta, gli arresti continuano, soprattutto a Patong, ma anche nel resto dell'isola. Negli ultimi 5 giorni hanno arrestato una decina di persone. Guida in stato di ebbrezza, la maggior parte, overstay, furto, mentre nel resto di Phuket c'è stato il furbo che ha tagliato la catena della polizia. Pensate a questo qua, invece di pagare la multa è andato da Ferramenta a comprarsi una tronchesa per tagliare il ferro, che ha speso di più della multa sicuramente. Gli hanno tagliato la catena, l'hanno filmato e adesso l'hanno arrestato, perché qua ti arrestano. Se fai queste cose ti arrestano subito. Un russo, un turco, probabilmente ispirato, non lo so, dalle gesta di questo russo, ha fatto la stessa cosa però con una pinza. Non è riuscito a tagliarla, è arrivata la polizia e ha arrestato anche lui. Invece un inglese, sembra che sia inglese, ha preso un tuk-tuk da Caron a Patong e aveva stabilito la tariffa di 400 baht, 400 baht doveva essere. Sono arrivati là e lui ha detto che gli ha dato invece di 400 baht, cioè biglietti da 1000, mi sembra 4000, 1000 baht o 4000 baht, non è chiara bene la faccenda. Comunque, hanno discusso e questo inglese, supposto inglese, sembra, secondo le foto, che ha attaccato l'autista di tuk-tuk, l'ha preso per il collo, gli ha dato anche delle sberle. Anche questo filmato, anche questo andato su internet e anche loro in polizia e non si sa come è andata a finire. Io penso che il caldo abbia la sua parte in questa follia collettiva di questi ultimi mesi, a partire dallo svizzero, ma già c'era già anche prima. Però da quel fatto eclatante, finora un sacco di episodi sconcertanti, soprattutto qua a Phuket. Pattaya mi è piaciuta un sacco, come città ordinata, fatta bene, c'è quell'aria di grandezza rispetto a Phuket, che sembra più concentrata. Il mare, vabbè, il mare non c'è paragone, però a livello di città, di strade, mi sembra molto bella Pattaya. Quindi, arrivati alla politica, non so se avete visto, c'è stato un rimpasto di governo. Ultimamente approvato il giorno 28 dal re, quindi sulla gazzetta ufficiale, hanno fatto l'impasto di governo dopo 8 mesi.
quando il primo ministro aveva detto, prima del Songkran, non ci sarà nessun rimpasto di governo, sono tutte fake news, non succederà niente. E invece l'hanno fatto e già approvato. Quindi i casi sono due: o il primo ministro non è al corrente, o non lo mettono al corrente, o non sa proprio lui quello che sta succedendo all'interno del suo governo, che è una cosa molto probabile, perché le male lingue dicono che sia Thaksin il vero primo ministro e lui solamente portavoce. Oppure sta mentendo, che è una cosa che io non credo che stia mentendo il primo ministro, soprattutto per il lavoro che sta facendo. Cioè lui sta facendo un lavoro enorme fuori dalla Thailandia, sta cercando investitori, porta qua industrie, apre i visti, a proposito, via i russi da 90 giorni a 60 gliel'hanno portato, perché ha fatto tanto di quei disastri che la gente inizia a lamentarsi un po'. E allora, per far vedere che fanno qualche cosa, hanno ridotto da 90 a 60 giorni fino al 1 luglio o al 31 luglio, poi si discuterà ancora se allungarglielo o toglierglielo, dipende come si comportano in questi mesi. Ecco, dicevo, è più probabile che il primo ministro non sappia effettivamente le manovre che stanno succedendo dietro le quinte, diciamo, ecco. Dietro le quinte ci sono dei giochi di potere abbastanza evidenti e clamorosi, perché con questo rimpasto il ministro della cultura è diventato ministro del turismo, il ministro del turismo l'ha messo ministro della cultura. Allora, soprattutto la dichiarazione che ha reso il Bangkok Post, che ha detto: io di turismo non mi intendo assolutamente, mi hanno messo qua, praticamente non l'ha detto, però ha fatto capire, mi ha messo qua, però di turismo non mi intendo assolutamente. Al che i responsabili, quelli che lavorano nel turismo, gli hanno detto: ok, circondati di gente che si intende di turismo, per far vedere che almeno qualcosa la facciamo. E quello del turismo l'ha messo ministro della cultura. Cioè, ditemi la mossa, la logica di questa mossa, perché io non la capisco. Sta succedendo un po' di tutto. Ci saranno dei cambiamenti sicuramente a breve, speriamo per il meglio, perché Thaksin sta preparando anche la figlia, sta preparando la figlia perché diventi il prossimo primo ministro. Gli arancioni forse verranno sciolti, Pita prenderà un ban di 3-4 anni, 5 anni, quello che è, però si dice fiducioso che dietro di lui ci sono altri altrettanto in gamba. Se sciolgono il partito ne faranno un altro con un altro nome, è già successo, quindi non gli fa niente, fa solamente perdere tempo e soldi, e loro continuano a seguire la loro agenda. A breve ci sarà anche l'elezione del Senato, e qua devo fare un video apposta, perché le condizioni per essere eletto nuovo senatore sono quantomeno discutibili. Vengono definite le elezioni più difficili del mondo. Del mondo, attenzione, perché per essere eletto c'è un meccanismo dietro che farò un video per spiegarvelo, perché è alquanto strano e articolato. Comunque, per adesso va bene così. Speriamo che sia un maggio buono sotto tutti i punti di vista, come lo è stata questa stagione. Adesso non vi tedio più con la politica, vi lascio godere ancora un po' della nostra cata. Fra poco le destinazioni Similan, Surin, Korok chiuderanno, perché i parchi nazionali danno respiro alla natura, quindi chiudono fino ad ottobre, non se ne parla più. Rimarranno le solite pipi, forse, se non la chiudono a luglio-agosto, James Bond, Raya e Coral, via mare. Le altre siete ancora in tempo, ma sono gli ultimi giorni, quindi se volete farle, affrettatevi. Io vi auguro un buon primo maggio a tutti, un buon maggio a tutti naturalmente, e una buona Thailandia a tutti se siete in Thailandia. Come al solito, divertitevi. Bye bye.